portare a Latina, oggi lo presentiamo e così faremo nel corso delle settimane prima di arrivare alla prima partita di campionato che sarà venerdì 7 ottobre alle 20.30 al Pallabianchini contro la Lubarense. Noi cercheremo di far conoscere i volti nuovi dell'Axet Group Latina Calcio a 5 nel corso di queste settimane e quindi iniziamo da Bernardez per quanto riguarda questa presentazione. Domande? Non facciamo piccola introduzione, sì, quindi sì. Non, nel corso della scorsa stagione abbiamo lavorato pensando insomma a quelli che fossero gli obiettivi per la stagione che arrivava e quindi avevamo in testa con il mister un progetto tecnico ben definito. Siamo andati alla ricerca di quei giocatori con quelle caratteristiche ben delineate e in questo Ugo è stato sicuramente visto l'acquisto di Ugo in quell'ottica lì, ci serviva un laterale offensivo con determinate caratteristiche, quindi poi vi dirà Ugo, la società è andata fortemente con convinzione sul suo nome, abbiamo trovato subito la risposta da parte di Ugo, ben felice e vi posso assicurare che nel corso della trattativa è stata palesata da tutte e due le parti la volontà di fare questo matrimonio, perché la società con convinzione, Ugo dall'altra parte con grande entusiasmo e soprattutto ha fortemente voluto venire a Latina e quindi abbiamo concluso questo matrimonio. Laterale fondamentalmente di piede destro, anche se Ugo è ambidestro, molto offensivo, con giocate importanti e con un ottimo fiuto del gol. Poi per il resto ve lo dirà lui, quindi la società è ben felice di essere arrivata a questo che era il suo primo obiettivo. Presidente? Sì, è un giocatore che cercavamo, forse che era un po' di tempo che non avevamo, per caratteristiche tecniche, perché l'anno scorso avevamo un'operazione in piedi, poi siamo stati costretti all'ultimo a cambiare direzione, quindi con Arnaldo sicuramente sarà un giocatore importante, ma non era quello che cercavamo per caratteristiche tecniche, serviva un giocatore veramente con facilità di creare la superiorità numerica, di dare fastidio sempre nell'uno contro uno. Ugo ha queste caratteristiche, quindi pensiamo sicuramente di aver fatto un'operazione importante, perché Ugo ha una carriera che insomma è sotto gli occhi di tutti, ha giocato con squadre importantissime, forse la più importante è l'Inter, giusto? L'Inter sì, Movistar, sì. Quindi se arrivi a una piazza così importante non arrivi per caso, quindi vuol dire insomma, fai sette presenze alla nazionale spagnola. Quindi il curriculum parlava da solo. Io sono come San Tommaso, poi se non tocco con mano non vedo i dubbi, purché benché la fiducia su Corbucci sia tanta. In questi allenamenti ho visto veramente il valore di Ugo, è un ragazzo che ha grandi potenzialità, quindi ci aspettiamo un grande contributo da lui, da parte nostra avrà tutto il tempo per potersi ambientare, tutte le possibilità di sbagliare e di recuperare, basta, dico sempre, che c'è la volontà e l'impegno. Non abbiamo mai messo in croce nessuno per una, due, tre partite sbagliate. Da parte nostra c'è tutto l'appoggio possibile, qualsiasi problema cercheremo di risolverlo insieme, ma sono convinto che quest'anno Ugo farà un grandissimo campionato con noi. Ma per me adesso sono contento, prima scusate per il mio italiano, no, non parlo molto, ma penso che questa stagione va a essere, penso, bella e sono contento perché questo è un bel progetto, una bella società. Mi hanno parlato benissimo e ho visto già che è molto professionista e questo è buono per me e per tutti. Vado a portare nel mio ruolo e soprattutto fare tutto lo che io pueda. Adesso iniziamo
La preparación es fuerte porque va a estar un campeonato fuerte. Bisogna de mucho trabajo y adesso estamos haciendo una bella squadra. Senti, perché sei tornato in Italia? Hai avuto già un'esperienza in Italia con Cagliari, perché sei tornato in Italia? È stata una esperienza già la Italia in la 2, penso che questa prima volta che gioco la 1, mi sembra un campionato forte, ma voglio provare come mi trovo qua. Penso che questo è un bel progetto, è una bella società, mi hanno detto, e volevo provare questo campionato e che cosa meglio che qua. Come è stata la prima impressione dei tuoi compagni? Che idea, che impressione hai avuto? Come ti sono sembrati? Mi ho trovato benissimo con le compagne. Qualcuno già conosceva e quindi aveva parlato prima, e poi mi ho trovato questi giorni con un vero professionista tutti, e io penso che il lavoro di tutti va a essere lo che nos porta a vincere partite. Chi conoscevi? Conosceva Lucho, conosceva questi argentini perché l'ho visto tanto quando era qua a Cagliari. Ho visto la partita e per quello conosceva il gioco anche del mister. Poi ho parlato con Lucho prima di venire qua e mi ha detto che questa è una bella società, e quindi questo è stato facile per me. Ho parlato anche con Borja, che era qua, e mi ha posto facile l'arrivare qua. Sei venuto da solo, hai una famiglia, come stai? No, adesso da solo, ma non è un luogo troppo lontano per essere con la famiglia, ma la famiglia adesso mia è qua in Latina. Tu sei sposato? No. Fidanzato? Così. Andato forte proprio, bene Ugo. Personalità. Personalità, sì. Vabbè, arriva anche Spagna questa. Spagna. Ma adesso rimane lì. Non bisogna stare qua. Diciamo che fidanzato, ma non quello ufficializzato. L'ufficialità. Così è così, mi sembra chiaro. Così è così, no, mi sembra più chiaro così. Senza ufficialità. Senti, un laterale con il fiuto del gol, no? Dentro la voglia di sempre di far gol, comunque, no? È giusto questa cosa qui? Qua in A2 è andato bene questo del gol, ma mi piace fare la creazione del gioco uno per uno, ma penso che è bello fare segnare da molto, ma penso di sì, che devo fare un rapporto buono di gol. Sono quei gol che sono mancati, che si devono uno sforzo magari da altri giocatori, no? Sicuramente, se ci darà una mano anche in fase realizzativa, sicuramente male non fa. Ma noi l'abbiamo preso anche per questo, ma soprattutto per, ripeto, per cercare di dare più incisività alla fase d'attacco, che poi sfoci nella realizzazione del gol o nel passaggio per Maino o qualche altro compagno, che poi lo realizzi qualcun altro, poco importa. Sicuramente lui ce l'ha nelle corde la fase realizzativa, quindi è uno che a Cagliari ha fatto 35 gol, è vero che era a 2, ma comunque vi assicuro che anche a 2 non è facile fare una media da gol così alta. Ovvio che ci aspettiamo sia la fase realizzativa che l'apporto anche l'intesa con i compagni nella costruzione del gioco, perché anche questa è una sua grande caratteristica. Lui ha il passaggio molto pulito, sa vedere e leggere il gioco davanti, sa mettere la palla quando è il momento giusto all'uomo che sta lì davanti, giusto? Quindi sa abbinare queste due caratteristiche, quindi poi vediamo quale sarà quella migliore, se farà più assist o farà più gol. Vediamo, importante 3 punti, partita vinta.
Ugo, quando abbiamo pensato a Ugo, abbiamo pensato veramente come il profilo ideale per il nostro pubblico, visto che il calore di questo palazzetto è stato sempre importantissimo e fortunatamente abbiamo mister che applica un gioco molto offensivo, quindi non difficilmente siamo una squadra che si difende o comunque si copre molto. E Ugo ha quelle caratteristiche che sono difficili in generale da trovare proprio in giro, che ha una grande facilità nell'uno contro uno, quindi voi sapete quanto qui si è apprezzato anche la qualità tecnica, come un po' dappertutto, ma questo pubblico poi risponde particolarmente, quindi da lui, quando abbiamo pensato a lui, siamo andati su di lui, è stato anche uno di quei pensieri che fosse veramente un giocatore per Latina, che qui a Latina avrebbe potuto esprimere tutto il suo enorme potenziale, si sarebbe potuto sentire veramente bene e con grande entusiasmo, perché poi lo scoprirà solo nel tempo, ma giocare qui secondo me lo aiuterà a dimostrare tanto. Una domanda io. Con questo acquisto ritenete, diciamo, questo per il presidente della stazza, ritenete chiusa la campagna acquisti, quindi delineata e definitiva, o ci dobbiamo aspettare qualche altro colpo in entrata o in uscita? Diciamo, ormai sono trapelati i nomi, no? Noi abbiamo preso la nostra campagna acquisti, è stata incentrata su Hugo Bernaldez, su Amoedo, che è un altro ragazzo spagnolo che credo ufficializzeremo tramite una conferenza nei prossimi giorni, stiamo aspettando Pica Paolo dal Brasile, che ha chiesto per motivi personali di rimandare la partenza, quindi tre nuovi stranieri più, e più abbiamo il mesto di Montagna, Michael Montagna, di Cristiano Compagni. Perfetto. La nostra campagna acquisti si chiude con cinque giocatori in entrata, quindi abbiamo cercato, come spiegavamo prima, di puntellare quelle che erano le nostre necessità, avendo ben chiare, pensiamo di essere completi nel sistema di gioco che richiede il mister, e per il resto gli altri ragazzi scopriremo nelle prossime settimane, come diceva già Gianluca, quindi non assolutamente. Avete altre domande?